Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Firerush. Io sono Glacial Sphere ed oggi affronteremo la parte strapiena di allenatori, forse anche un po' lunghetta, ma che ci porterà fino a Pratopoli e sulle rive del Lago Valore. Detto ciò quindi andiamo subito via da Rupepoli, ricordandovi tra l'altro che nel centro commerciale, nello stesso piano in cui vi ho fatto vedere che c'è il Move Tutor per Signal Beam, potrete anche parlare con una ragazza che vi dà magmatore e elettrizzatore, elettrotore, comunque i due oggetti per far evolvere Magmortar ed Electivire. Quindi se vi interessa andateli a prendere, io li ho già evoluti, quindi non mi interessava tantissimo quella parte. Eccoci qui, sfidiamo gli allenatori, vai. Intanto rivediamo Riolu. Bellissimo Riolu. E qui abbiamo Cool Trainer J, attenzione. Attenzione. Eccola qui Jay. Allora, qui tocca cambiare Pokémon e tocca combattere il fuoco con il fuoco, quindi mandiamo Torterra contro Samus. Nel frattempo, nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, ovviamente. Ok, Flamethrower contro Infernape lo reggo già molto meglio. Allora, andiamo di Flamethrower a nostra volta. Non è molto efficace, ma è comunque una delle mosse migliori che possiamo fare. Che lui ora deve ricaricarsi, quindi andiamo di Lanciafiamme di nuovo. E altro Lanciafiamme. Brutto colpo, buono. Iperraggio. Ah, ci ha shottati Infernape, peccato. Però ci sta, ci sta. A questo punto facciamo prendere i punti esperienza a Burizol. Eccolo qui, con Acquagetto. Buono così. Ecco qua, livello 36 per Weasel. E tocca a Drapion ora. Ecco qua mi sarebbe servito il nostro buon Infernape, ma direi di mandare Gligar per fargli prendere punti esperienza. Tanto Drapion è veleno coleottero, quindi possiamo comunque fargli acrobazia, fargli parecchio male. O addirittura terremoto. Che Cross Poison non dovrebbe farmi troppo male. E lui invece prendere un bel po' di danni a terremoto. E poi acrobazia. Perfetto, anzi acrobazia è normalmente efficace, ok? Ariados, lasciamo Gligar. E andiamo di acrobazia. Super efficace e addio. Livello 35 per Gligar, che vorrebbe imparare Stridio. Anche no, grazie. Ok. Non è ancora finita, mi darai quello che voglio. Addio, Cool Trainer J. Grazie per aver salvato Riolu. Grazie mille. Però non me lo dai Riolu, vero? Ecco, volevo andare a curarmi Pokémon, dato che sono stati disintegrati da quel Salamence infame. Ma Douglas vuole combattere. Chi sono io per dire di no a Douglas? Tra l'altro, il gioco si era mezzo bloccato. Allora, contro Jolteon mandiamo immediatamente Gligar. Subito. Ecco qua. E andiamo di terremoto. Addio Jolteon. Jolteon che ho usato nel mio let's play di Pokémon Blue, se ve lo siete persi, ho fatto un let's play completo di Pokémon Blue su questo canale. Se vi va potete trovarlo facilmente nel canale cercando Pokémon Blue. E in cui ho usato, tra l'altro, tra i Pokémon della squadra, proprio Jolteon. E contro Vaporeon invece manderò... manderei Torterra, dai, mandiamo Torterra, anche se non ha mosse di tipo erba efficaci. D'altronde, non ha mai imparato mosse di tipo erba fisiche. O forse gliel'ho tolta io per sbaglio, quando era ancora un Turtwig o un Grottle. Andiamo di Earthquake. E tiriamo giù questo bellissimo Vaporeon. Ecco fatto. Allora, a questo punto torno velocemente a curarmi Pokémon. Dato che andare in giro con una squadra mezza distrutta per via di un Salamence di quelle infame di Jay non mi va. Ecco qua. Diamoci una curata. Perfetto. E direi di mettere davanti Gligar, che è il Pokémon, uno dei nostri Pokémon più versatili. Eccolo qua. E far combattere gli altri nel caso in cui ci fosse l'occasione. Quindi contro magari Pokémon... contro i Pokémon contro cui possono combattere facilmente. Allora, qui prendiamo delle bacche. Ecco fatto. E tecnicamente in questo percorso possiamo pescare roba molto buona. Ok, iniziamo con l'amo buono. Roba molto buona nel senso che è roba che a noi manca. Quindi iniziamo con l'amo buono, vediamo cosa viene su.
Viene su un Floazzel buggato, evidentemente, che però possiamo catturare. Ma che è quel bug, ragazzi? Va bene, ha pure cattura critica contro il bug. Evidentemente i bug si fanno catturare più facilmente. Va bene, abbiamo preso Floazzel per il nostro Living Dex Ottimo. Guardalo lì, gigante anche qui. No, basta, non ti voglio più vedere, sei un mostro. Poi, andiamo ancora con l'amo buono. Vediamo se oltre a Floazzel riusciamo a tirare su anche Buizel da poter mettere nel Living Dex. Eccolo qui, perfetto, detto fatto, ragazze. Detto fatto. Ecco qua. Andiamo a prenderci anche questo Buizel. Così completiamo direttamente anche questa linea evolutiva. Dopo aver completato 2 episodi fa quella di Gligar, completiamo anche quella di Buizel. No, non voglio dare il soprannome sbagliato, eccoci qui. E pescando invece con l'amo buono, con l'amo vecchio, scusatemi, Old Rod, dovremmo poter prendere un altro Pokémon. Un Pokémon di Hoenn, però. Vediamo, se riusciamo a prenderlo. Dai, Vai, ha boccato. E non uscirà il solito Magikarp. Esce Ninkada. Eccolo qui. Catturiamolo subito. Vai, Quick Ball. Perché il Pokédex di Hoenn è ancora relativamente vuoto. Cioè, non siamo riusciti a completarlo bene il Pokédex di Hoenn, ma anche perché ci mancano un po' di Pokémon che prima non potevamo catturare, come questo Ninkada. E Ninkada ha una linea evolutiva di 3 Pokémon, quindi ne prendiamo anche un altro. Dai, dai, non ti vena Nibble, su, che non ho tempo da perdere in questa parte. Davvero non esce? Non esce davvero? Dai, ultimo tentativo, poi se non esce andiamo avanti, me lo farò io off screen. Ok, niente, allora andiamo avanti. Proseguiamo da questa parte, abbiamo 2 allenatori e uno strumento. Andiamo prima a prendere lo strumento. Eccolo qui, una caramella rara, buono. E sfidiamo questi allenatori passando in mezzo all'erba alta, che non abbiamo incontrato nessun Pokémon selvatico, quindi andiamo subito con gli allenatori. Guarda in campo Porygon. Oh, bellino Porygon. Non abbiamo mosse di tipo lotta, vero, con Gligar? Non gli abbiamo insegnato Breccia, o sbaglio? No, non gliel'abbiamo insegnata. Allora andremo di Earthquake, non dovrebbe avere levitazione, infatti. Ok, e poi acrobazia. Ok. Bene così. Poi proseguiamo. Sfidiamo anche lui. Che manda in campo Scorupi. Oh, un botto di Pokémon questo. Scorupi, tra l'altro, è un altro dei Pokémon che ci manca qui ad Hoenn. Qui a Sinnoh, volevo dire, scusatemi. Andiamo di acrobazia e facciamo salire al 36 il nostro Gligar. Poi Carnivine, cambia un Pokémon e mandiamo Staraptor che deve farsi un livellino. E contro Carnivine è perfetto. Vai con volo. Vabbè, era al 21, forse sarebbe bastato anche un semplice aeroassalto, eh. Però per non rischiare, via così. Poi Croagunk, cambiamo e mandiamo Infernape. Con un bel terremoto. Bene, bene, bene. Poi Yanma, lasciamo Infernape. E andiamo di Ruota Fuoco. E poi Tangela, lasciamo Infernape e andiamo ancora di Ruota Fuoco. Perfetto, anche Tangrowth dovremmo prima o poi ottenere, eh? Anche il buon Tangrowth. Allora, allenatrice, sì. Combattiamo anche questa allenatrice. Ok, Francesca si chiama, attenzione. Si chiama come me al femminile. Ok, contro Chingling andrei di Ixisor. Super efficace e addio. Perfetto, altro Chingling. Altro Ixisor. Questi Pokémon non ci stanno dando molti punti esperienza, eh.
Siamo abituati a combattere contro Pokémon quasi al 30, mentre questi hanno Pokémon al 24-23. È normale che ci diano così poca esperienza, per di più sono dei Pokémon baby praticamente. PJ addirittura. Tutto bene? PJ che ha l'ardire di danneggiarmi, tra l'altro. Ok, abbiamo combattuto anche contro questa pittrice. Proseguiamo, vai. Altro allenatore obbligatorio da fare questo. Questo è uno Psyche che manda in campo Duskull, ok. Contro Duskull noi possiamo fare Acrobatics e tirarlo giù abbastanza facilmente. Poi Kadabra. Io manderei in campo a questo punto Buizel. Vediamo come se la cava contro Kadabra. Soprattutto usando Acqua Jet. Ok, due colpi direi che vanno bene. Psycho Cut e non ci fa nulla, buono. Ecco qua, così si prende un po' di punti esperienza anche il buon Buizel. Qui abbiamo uno strumento da prendere, prendiamolo anche se è in mezzo all'erba alta, magari esce un qualche Pokémon che non abbiamo ancora. Tipo Shinx! Niente male! Dai, prendiamoci Shinx. Eccolo qui. Bene, preso. E Shinx effettivamente era un Pokémon che nei giochi Pokémon di base lo trovi praticamente quasi subito. Qui siamo quasi a metà regione, se non più o meno a metà, e non l'avevamo ancora trovato. Io già che ci sono ne prendo un altro, già che mi è uscito, eh. Perché ammetti che non trovo Luxio da qualche parte o Luxray, almeno un altro ce l'ho già per farlo evolvere. Tanto non mi costa nulla tirare una Quick Ball in più. Perfetto. No, non voglio dare un soprannome a Shinx. Mandalo pure nel box, grazie. E si continua. Allora. Vediamo un po' cosa c'è da prendere qui. Nulla. Qui però abbiamo degli allenatori. Possiamo andare addirittura qui sopra? No. Ok, è bloccato il percorso. Abbiamo una non con la T. Non mi sembra ce l'abbiamo, ma non con la T, quindi catturiamo anche lui, perché no? Ma non con la T, via, prendiamolo. Ok, preso. Tanto nei box c'è spazio, quindi non è che stiamo lì a consumare risorse, eh? Ok, non rinominiamolo e andiamo subito via. Andiamo a sfidare quindi questo allenatore. Anzi, questi due allenatori li sfideremo tutti e due. Tu sei un rischio tutto che manda in campo Goldin. Ok. Con un attacco d'acqua potresti fare molto male al mio Gligar. Quindi Gligar, vedi di tirarlo giù immediatamente con un'acrobazia. No, peccato, non è riuscito. Flagello, ok, mi ha fatto relativamente male. Andiamo con lacerazione. Buono. E tu invece? Cos'hai? Dustox. Ah, Shiny! Dustox Shiny, che non cambia molto in realtà dal colore normale, o sbaglio. Sembra quasi identico. Ok, battuto. Qui sopra si può andare, sì. E c'è un avventuriero, che dovrebbe avere Pokémon tipo roccia in teoria, no? Quindi mettendo avanti Buizel. Ah, ti sei girato proprio quando volevo passare io, va bene. Brian, no, ma nel campo Bronzor, ok, tipo roccia psico se non sbaglio. Quindi però acqua dovrebbe fargli male. No, non gli fa male, solamente di tipo psico lui. Banale, banale tipo psico. Ok, Krenitos, ecco questo invece è di tipo roccia. Questo Scald lo sente, e anche tanto. Perfetto. E qui dietro c'è qualcosa? Vediamo. Un altro allenatore. Davvero tosto questo percorso, è molto grande, un sacco di allenatori dentro. E lui invece ha Sheldon. Vai, Scald. Ah, è rimasto con un HP per stardi.
Metal Sound, ok. Via, che sarebbe forse ferro stridio in italiano. Battuto e tu stavi sorvegliando un Razor Fang. È lo strumento che serve per far evolvere Scizor. Volevo dire, scusatemi, non Scizor, Gligar, che voi sappiate. E qui sopra c'è un altro strumento. Oltre ad un Pokémon selvatico che è un altro Unown. Oddio, questo non mi ricordo se già ce l'avevamo. Io, per non saperne leggere né scrivere, una Quick Ball gliela tiro. Poi nel caso in cui ce l'abbiamo già, lo libero, non è un problema. Però. Lo catturiamo comunque. Tra l'altro che strano che qui si trovino degli unknown. Vai, prendiamoci questa red shard. Ok, qui non dovrebbe esserci più nulla, esatto. Qui sopra però, niente. Forse qualcosa in questi massi? No, niente di invisibile qui. No, non sembra, ok. Allora, riscendiamo. Siamo fatti questa scampagnata qui sulle montagne. Eccoci qui, scendiamo, scendiamo. Ah, lì c'era un allenatore che non abbiamo combattuto, aspettate, eh. Andiamo a prenderlo. Vai, altri Pokémon selvatici, vediamo un po'. Questo sono sicuro che non ce l'abbiamo, di Unown. Quindi lo prendiamo. Vai, Quick Ball. Tanto ve l'ho detto, non mi metterò a fare tutti gli Unown, questo no. Però se mi trovo degli Unown che non ho, perché non prenderli? Alla fine davvero, cioè, il prezzo di una Quick Ball. Ecco fatto. Però mettiamo avanti Gligar. A cui diamo anche magari una curatina, eh. Tiriamoci una bella super pozione. Vai. Ecco qua. E parliamo a lui. Cool Trainer Show con 5 Pokémon, tra cui un Raichu. What? Vieni da Kanto tu? Beh, intanto ti prendi un Earthquake in faccia, crepi. Primo. Poi Marip. Allora, mandiamo Torterra. Contro questi Pokémon di tipo elettro. E andiamo di terremoto. A ripetizione. Magnemite. Contro Magnemite invece mandiamo Infernape. Che col lanciafiamme può tirarlo giù molto più facilmente. Perché magari ha levitazione. Vai, lanciafiamme. E addio. Magneton, lasciamo Infernape. Di nuovo col lanciafiamme. Ah, vigore, ok. Vigore si usa Scintilla che ci paralizza. Infame. Andiamo di Flame Wheel. Niente, paralizzato. Ma doppia paralisi mi sono beccato. Ma cosa ho fatto di male? Doppia paralisi. Ok. E Pichu, sì, ricambiamo Pokémon e mandiamo in campo Torterra. Di nuovo. Beh, con qualsiasi cosa in realtà. Penso che anche Rock Slide possa ucciderlo. Ok, please. Vuoi il mio Pikachu? Eh sì, ne ha bisogno di Pikachu per finire la sua collezione. Mi spiace, ma Pikachu è solo mio. Allora, andiamo in super pozione su Infernape e soprattutto di cura totale. Ecco qua. Tra l'altro Infernape non sta tenendo nulla, potrei dargli una carbonella, effettivamente. Potrei dargli una bella carbonella per potenziare le sue mosse di tipo fuoco. Ed ora si scende. Altri Pokémon selvatici, tra cui un Budiu che ho già catturato, quindi. Non ci serve particolarmente. Scendiamo. Altro strumento qui. Di nuovo Budio. Oh, vuole essere proprio distrutto questo Budio, eh. Guarda che ti faccio un'acrobazia che te la ricordi per sempre. Qui abbiamo un Magma Riser. E basta. Qui sotto credo abbiamo finito, sì. Beccheremo un altro Pokémon selvatico? Sì, ovviamente sì. Un altro Budio. Ok. Ora credo che. Potremmo aver finito le diramazioni di questo percorso molto molto ampio e possiamo continuare a scendere da qui. Si entra qui da qualche parte, no? Ok, però si scende. E siamo arrivati alla riva del Lago Valore. Ok, diamo un'occhiata in giro. Di qua c'è qualcosa? No. C'è un Pokémon selvatico però.
Un budino, non penso che cammino Pokémon selvatici tra Riva del Lago Valore e il percorso dove eravamo, però bisogna comunque sempre stare attenti, eh. Allora, qui si entra, giusto? Sì, Lago Valore. Oh, e tu sei? Wallace. Lui non è Adriano? O sbaglio? O mi ricordo male con il nome in italiano? Oh, ciao, allenatore. Ero nel bel mezzo di un allenamento. Hai trovato qualche parte elegante, diciamo, dell'allenamento. Sì, penso sia Adriano, sta parlando con Milotic. Cos'è quello? Mi cercano al contest hall? Beh, suppongo che io debba andarci. Effettivamente, sembri prenderti molta cura dei tuoi Pokémon. Perché non entri nella Wallace Cup? Perché non entri nella Coppa Wallace, appunto nella Coppa Adriano? Scommetto che tu farai davvero bene. Forse ci rivedremo lì. Ok, voi dovete fare questa cosa qui con Adriano. Per far sì che poi lui si muova appunto al Contest Hall. E qui abbiamo il The Seven Stairs Restaurant. Ok, qui si può combattere contro loro due. Questa non è una vera e propria città, non troverete un vero e proprio centro Pokémon, però comunque ci sarà un box, ci sarà qualcuno che vi cura, quindi non avete problemi. Allora, andiamo con Acrobatics su Snorlax e Brick Break sempre su Snorlax. Andiamo a tirarlo giù subito con lo Snorlax. Ecco fatto. Metronomo e usa Petal Blizzard, che culo. Cioè, gli si può solamente dire che culo. Ma questo qui. Allora, Xissor su Tirafarig e Brick Break su Munchlax. Weasel a livello 38. Aqua Tail, finalmente una mossa acqua fisica. Vai, al posto di Scald. Metronomo usa Sacred Fire. Niente. Mi ha disintegrato Buizel con due mosse a caso. Che culo. Buizel comunque a livello 38, il suo l'ha fatto. Ma andiamo in campo Staravia. Staraptor, scusatemi. Allora, andiamo con Acrobazia su Drifloon e Quick Attack su Munchlax. La gara è fortissima. Appena lo facciamo evolvere in Gliscor diventa una bestia, sto qui. We lost. Ok, mi spiace. Allora, tu cosa fai? Niente, ci chiede solamente se siamo venuti qui per il festival o per la Wallace Cup. Qui possiamo entrare e farci curare i Pokémon. Ecco, fatto. A questo punto, entriamo in questo ristorante. E ci sono degli allenatori da battere, quindi facciamolo. Battiamo questi allenatori. Lotta in doppio in continuazione, va bene. Mi va benissimo. Allora, andiamo di acrobazia su Machamp. No, Machoke, scusatemi. E andiamo poi di Aqua Tail finalmente su Bronzong. Bronzor, scusate, continuo a sbagliare i nomi in questo momento. Vabbè, questo è l'effetto di tipo la cos'è, quinta ora che sto registrando Pokémon. Quindi scusatemi un po'. Allora, Aqua Tail di nuovo su Bronzong. E Bronzor, volevo dire, vabbè, buonanotte. E abbiamo battuto Chingling. Vai, Aqua Tail fallisce, me lo aspettavo. Me lo aspettavo. Purtroppo Aqua Tail ha il 90% di precisione, quindi ogni tanto farà ste cavolate. Allora, però a questo punto facciamo così. Andiamo di Xissor su Bronzor e di Brick Break su Buneri. Ecco fatto. Perfetto, a questo punto però possiamo anche cambiare i Pokémon davanti, eh. Possiamo mettere Infernape e Staraptor. Per le prossime lotte in doppio. Vai, sfidiamo anche loro. Leonardo e Rebecca. Questi sono italiani, ragazzi. Urugli e Chatot. Allora, io andrei con Flamethrower su Chatot,
e Close Combat su Prugly. Bellissimo il verso, ciao Todd! Perfetto. E li abbiamo battuti entrambi. Ce ne sono altri? Sì, guardali qua quanti. Hai altre sfide in doppio. Ismael e Harley. Ok. Kriketun e Psyduck. Va bene. Allora. Andrei con Flamethrower su Kriketun e Close Combat su Psyduck. Dai, non penso che Psyduck possa reggere una zuffa, appunto, di uno Staraptor. Ok, vai, altra sfida. Questi hanno più Pokémon, attenzione, eh. Però qui sarà anche abbastanza facile buttarli giù. Dato che abbiamo Breccia su Munchlax e Zuffa su Snorlax. Addio Snorlax, poverino. Disintegrato. Poi Girafarig, va bene. E Drifloon, ok. Andiamo allora di Flamethrower su Drifloon. Anzi, su Girafarig. E Aero Assalto sempre su Girafarig, doppio focus, nel caso in cui non muoia. Ok, muore, quindi il nostro Aero Assalto andrà su Drifloon. Comunque gli fa abbastanza male da crepare. In un colpo solo. Ok, Infernape a livello 38, a questo punto possiamo cambiare Pokémon davanti e mettere Torterra. Così da far salire anche lui a livello 38, con quest'ultima sfida in doppio. Kendrick e Gabriella. Bello, Finneon. Molto carino. Allora, andiamo di Earthquake su tutti e Aero Assalto solamente su Finneon. Perfetto, disintegrati. Bene così, abbiamo battuto tutti i tizi del ristorante, tu cosa vuoi? Benvenuto nel 7 Stars Restaurant, il ristorante 7 stelle. Here we allow double battles to take place. Ok, permettiamo alle lotte in doppio di prendere appunto luogo. Allora, tu non dici nulla, tu? Tu mi dai una Sunstone, ok, abbastanza inutile dato che abbiamo già tutte le evoluzioni. There is a power surge coming from that way. I'm sorry, but you can't go through this way. Ok, di qua non possiamo andare. C'è una fonte di energia che arriva da lì e lui è impaurito. Ok, ha sentito che ci sono dei Pokémon pericolosi che vivono nel lago, quindi non ci va lui. Salve. Niente, questa è incazzata perché non capisce come tutti siano eccitati da una piccola gara. Spera che finisca tutto presto. Ok, andiamo a tirarci una curata perché passiamo di qui. Da questa tipa. E proseguiamo. Excuse me, do you think you could find Wallace for me? The contest can't start without him. L'abbiamo già trovato però Wallace, caro mio. Cioè, Wallace l'abbiamo già trovato. Forse però qui. È qui dentro. Allora, qui abbiamo uno strumento. Una Pixie Plate. L'astrafolletto. Abbiamo Vera e Lucinda e abbiamo Wallace. Salve. A Glacia, sei arrivato. Sono felice di vederti. Forse you might be interested in learning a move to help you. Potresti essere interessato ad imparare una mossa che possa aiutarti. È una mossa che il mio Milotic usa spesso, Aqua Tail. Ma l'ha appena imparata. Pollo, l'ha appena imparata. Allora, bisogna sfidare ora non Lucinda, ma Vera. Quindi, dato che Vera ha i Pokémon suoi. Ok, qui abbiamo una Big Mushroom. Non c'è un box da qualche parte qui vicino? Cerchiamo bene, eh. Perché se non sbaglio ce n'è uno da qualche parte. Qui nope. Forse qui dentro, non l'ho visto. No, qui non c'è.
Perché Vera avrai Pokémon di Hoenn e quindi dei livelli della fine di Hoenn. Quindi ci serve la nostra squadra principale. Ah, eccolo lì il box, che non l'avevo visto, era nell'angolo. Qua. Eccoci qui. Dobbiamo fare una piccola sostituzione. Nel frattempo possiamo mettere via, però, mettere in ordine questi Pokémon, già che ci siamo. Weasel 418, quindi qui. Anzi, indietro qui. E tu 419, gigante, buggy incredibile. Poi Shinx 403. Ma forse sei direttamente qui perché 96, 2, no, 3, sei qui. Ok. Quindi vai qui. Tu sei il 21, vabbè, mettiamoli così. Ecco fatto. Poi gli Hanoun li porterò io dietro. Mentre Nincada lo posso già mettere via 290. 290. Eccoti qui. 394. 2, 1, 0, 190, eccolo qua. Quindi questo vuoto gigante è fatto in realtà dalle linee evolutive di Nincada. Anzi, più indietro di uno, scusatemi. Perché qui tocca Wishmore. Dovrebbe essere giusto, no? Sì, 89-90. Ok, a questo punto però andiamo a prendere i vecchi Pokémon di Ash. Eccoli qui, box di Ash. E prendiamo i vecchi Pokémon di, appunto, Hoenn. Facciamo riposare un attimo loro. Allora, prendiamo Sceptile. Posto di Torterra. Poi Glalie. Al posto di Floatzel, al posto di Buizel. Ed infine direi di prendere anzi Heracross, dai. Tiriamo dentro Heracross al posto di Gligar. Ok. E Swallow. Al posto di Staraptor. Ecco fatto. Ora possiamo andare a parlare con Vera. Salve! Che piacere rivederti, Glacial. Ho incontrato la tua amica Lucinda e sono impressionata dalla sua abilità. Ho bisogno di allenarmi ancora un po', però nessuno può aiutarmi meglio di te. Spero che tu sia pronto. Ovviamente, cara Vera, ovviamente. Vai. Sfidiamo Vera che come vedete ha Blaziken a livello 52 appunto. Mentre noi andiamo in campo con Sceptile, non è proprio la scelta migliore. Cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Torkoal. Sceptile si è fatto qualche livello in più perché, se ben ricordate, l'abbiamo usato anche nella Battle Frontier. Ok, Blaze Kick ci farà anche relativamente male dato che gli abbiamo messo il sole, però noi andremo di Earthquake. Mi ha fatto parecchio male questo turbofuoco. Ha fatto anzi malissimo. Ah! Sostituisce Blaziken e manda Beautifly, scammandoci il nostro terremoto. Andiamo di Flamethrower allora. Silverwind non ci sciotta, mentre Flamethrower shotterà Beautifly. Sì, buono. Buonissimo. Poi Wartortle, cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Vai, tutto tuo. Andiamo di Thunder Punch. Addio Wartortle, è stato un piacere conoscerti. Bellissimo comunque Wartortle come Pokémon. Blaziken. Allora, contro Blaziken. Lasciamo Pikachu allora a questo punto. E andiamo di Thunder Punch anche contro lui. Insegniamogli chi comanda. E facciamo salire Pikachu a livello 67. Poi Venusaur. Contro Venusaur. Possiamo mandare Glalie. Dai, proviamo a mandare Glalie. Non l'abbiamo mai utilizzato molto, dato che l'abbiamo preso praticamente alla fine di Hoenn. E andiamo di Ice Fang, il cui effetto secondario colpisce sempre. E poi Freeze Dry. Ancora Freeze Dry. Ah, lo sostituisce, poverino. Manda Munchlax. Ok, allora noi andiamo di Ice Fang di nuovo. Congeliamoli tutti i suoi Pokémon. Perché qui dovete sapere che c'è un bug in quest'Akron, per cui le mosse a morso, tipo Ice Fang in questo caso, oppure Thunder Fang, oppure Fire Fang, eccetera, applicano sempre l'effetto secondario. Quindi tutte scottano, tutte paralizzano, tutte congelano. Cioè, è assurda sta roba. Andiamo di At-Bat. Andiamo di... No, Shadow Ball non avrebbe effetto. Andiamo di Freeze Dry.
Guarda, guarda come è congelato, poverino. Non può fare niente. Ok, però era davvero un tank sto Pokémon, eh? Ok, Venusaur. Vieni, vieni. Grelli ti aspetta. Freeze dry. Buono. E Glaceon alla fine. Ok. Si potrà congelare Glaceon? Vediamo. No, non si può congelare. Ok. Allora, cambiamo Pokémon. E contro Glaceon direi di mandare Heracross. Dai. Facciamolo combattere un po' anche lui. Fortissimo Heracross. Oh, pensavo si fosse bloccato. Invece la musica era saltata solamente per qualche secondo. Andiamo di Close Combat, super efficace. E addio Glaceon. Avevo paura se davvero si fosse bloccato il gioco. Ok. You never did let up on me, non mi hai mai lasciato vincere. Sono davvero grata di averti incontrato qui. Beh, grazie. Ciao Glacial, stai entrando anche tu nella gara? Non preoccuparti, sarai fantastico. Beh, grazie. A questo punto però io vorrei riprendermi la mia squadra e approfittarne anche per fare un seivino tattico. Ecco qua. Metti che il gioco si blocca. Meglio salvare dopo tutta questa parte. A questo punto riprendiamoci i nostri Pokémon e lasciamo giù quelli di Hoenn. È stato comunque carino riprenderli, anche se non li abbiamo usati proprio tutti, 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 però dettagli. Ecco qua, lasciamo giù loro. Torkoal e Staraptor a posto di Glalie. Ecco fatto. Poi ritorniamo un attimo nel box di là, così nel caso in cui catturassimo noi Pokémon, anche se dubito in questa parte, andrebbero direttamente qui. Ecco fatto. Voi dite qualcosa di interessante? No, questo ci dice anche che siamo strambi, ok. Questo è si è spaventato, non ha voluto più partecipare alla gara. Questa non ha mai visto un campione. Beh, giustamente. Ok. A questo punto vediamo se possiamo andare in basso. O c'è ancora il tizio che ci blocca? No, non ci blocca più, perfetto. Possiamo scendere, penso possiamo entrare qui. Salve. Ha costruito la sua casa nel mezzo della strada. Ama l'attenzione che porta, no, semplicemente rompi le balle, c'è cioè una casa in mezzo alla strada. Vergognati. Ok, percorso 213. Questo vuole che lo porti in acqua. Ok. Va bene, Chelsea. Combattiamo questo Mary. In realtà avrei voluto concludere il video, però a questo punto combattiamo contro questi due ragazzini. Gioco di ruolo, gioca usato, mi sembra. Oh no, non era gioco di ruolo, Playroof, scusatemi. Non era assolutamente gioco di ruolo. Dato che questi avranno Pokémon tipo acqua, però non ha molto senso per me tenere davanti Infernape. Mettiamo Torterra, anche se non ha mosse di tipo erba. Prima o poi imparerà, immagino, no? Quindi affrontiamo anche questo Jared. Non Leto, ma solamente Jared. Andiamo di Bite. Il Bite di Torterra fa male, eh. Fa parecchio male. Altro Shellos, vai, altro Bite. Ah, quello di prima però era un brutto colpo, giustamente. Perché va bene che faccia male, ma così tanto mi sembra un po' strano, non essendo nemmeno stab. Ok, Earthquake. Perfetto, abbiamo sconfitto questi due. E a questo punto torniamo un attimo su di qui, a riva del Lago Valore, per vedere se possiamo andare magari di qua. Cioè, ah, ok, di qua non si può proprio andare, perfetto. Ma a questo punto, ragazzi, prima di proseguire a sud nel percorso 213, dato che questa parte è durata già tantissimo, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacialsphere è tutto, al prossimo video!